Sulla strada scegli la vita. Troppi hanno concluso tragicamente la loro vita terrena. Nonostante la recente scomparsa dei sacerdoti gemelli, Don Giovanni e Don Mario Boselli, al santuario della Madonna del Pilastro, dove esercitavano missione e servizio, celebrata la giornata dedicata alle vittime della strada. Una breve pioggia e le vigenti regole anti-Covid hanno portato qualche variante al programma. Non importa, ha detto un familiare, il nostro dolore non si attenua con il tempo. La cerimonia, presieduta dal vescovo di Fidenza, Monsignor Ovidio Vezzoli. Un serto di fiori al Cristo benedicente, il Cristo della strada. Poi la messa concelebrata, i momenti forti della liturgia commentati momento dopo momento da Giovanni Boselli, accompagnate dal coro diretto dal maestro Barbieri, voce solista del tenore Gianni Zucca. Nell'omelia del vescovo un invito a leggere sul piano di fede un evento doloroso, ma anche un forte richiamo ad un atteggiamento più responsabile nella guida. Alla fine della messa, Lorenzo Burgazzoli, sindaco di Piozzano, il comune che quest'anno ha offerto l'olio per la lampada perenne, ha rivolto un commosso saluto ai familiari delle vittime, ai colleghi sindaci, ai rappresentanti della Polizia Stradale, Municipale, l'Arma dei Carabinieri. E con la benedizione finale, la presentazione dell'olio, l'accensione della lampada votiva, brillerà a perpetuare il ricordo. Continuiamo a vivere. È un'ultima preghiera. Signore, aiutaci tu ad avere il coraggio di ricordare piuttosto che dimenticare.